Una puntata insolita, diversa dalle altre, un Polifemo che vuole riscoprire e valorizzare le tradizioni locali. Parliamo della festa di San Giuseppe, il 19 marzo, il papà di Gesù. Siamo in quel di Lizzano e vi faremo vedere quali sono i preparativi appunto per una tradizione consolidata nel tempo, quella appunto delle tavole di San Giuseppe. Voi vedrete le tavole belle imbandite, il prodotto per così dire così bello è confezionato, ma c'è tutto un lavoro retrostante. E allora cercheremo proprio di fare un giro attraverso appunto la visita alle varie tavole, per capirne di più, per vedere quanto lavoro c'è, quanto amore, quanta passione, quanta tradizione e quanta cultura. Una carrellata così tra le varie tavole e iniziamo qui da Lizzano, siamo in via Euripide 35, in quella che è la tavola di Vito Berdicchia, una tradizione consolidata. E allora, intanto io chiaramente sono un profano, non me ne intendo di cucina. Intanto, chi è Vito Berdicchia? Il marito, il padre. Ah, ecco, benissimo. E quindi evidentemente una tradizione che appartiene, perché se si dicono le tavole di Vito Berdicchia, evidentemente negli anni è un qualcosa di proprio di storico, per così dire. Allora io vedo qui delle cartellate, vedo del miele. E poi vedo un altare in fase di allestimento, ovviamente San Giuseppe con la sua immagine. Prego. Allora, questa è una tradizione che la faceva mia suocera. Io la faccio da 17 anni, proseguito la tradizione di mia suocera. Mi piace, è bellissimo. Quanti giorni ci vuoi? Perché vedo una gran quantità di prodotti. Comincia dal 1 febbraio a pulire il grano tutto chicchi a chicchi, si pulisce, poi si pesta, poi si asciuga e poi si cucina. Qua siamo dal 4 marzo, c'ho una quindicina di persone che mi aiutano, ognuno ha la sua parte da fare. Mo si frigge tutto, abbiamo fatto pasticcini, abbiamo fatto la massa, tante cose. Qui vedo delle cartellate che sembrano dei fiocchi proprio. Sì, li abbiamo fritti. Poi vedo anche dei tarallini. Taralli, sì, c'è tutto. Se saliamo sopra non lo so. Possiamo salire sopra? Certo, saliamo. Sì. Siamo saliti e abbiamo scoperto le meraviglie. Tutti i vari dolciumi, taralli, biscotti. È un lavoro immenso che presuppone settimane e settimane. Era tutto nascosto, coperto, ovviamente, perché poi, una volta che verranno imbandite le tavole, tutto questo ben di Dio verrà esposto. Sì, questo a parte esposto, poi dopo finita la tavola, le cose, le torte, che dobbiamo mettere le torte, si danno ai malati la prima cosa, e poi si distribuisce in tutto il paese. Quindi una finalità sociale di aiutare, sì, le famiglie più bisognose. Sì, poi come finisce la tavola si mette tutte le cose più privilegiate, la frutta, uva, tutte, e si danno tutte ai malati, alle persone più povere. E gli altri poi vengono, se li prendono, li diamo in paese, tutte queste cose. Per realizzare, io quasi stento a credere, dico, ma per fare tutta questa... Dal 4 marzo fino a ieri. Quante persone avete avuto a disposizione? Una quindicina di persone, sì. C'è un bel aiuto, dalla mattina alla sera. E qui siamo alla fase, alla parte della frittura. Vedete del cavolo con della pasta a mo' di pettole avviene questa frittura. E allora, signora, ci dica di più. Non sia timida. Questo è il cavolo e fiore che si frigge a tipo pettole. Ecco. Questa è la tradizione di prima. Cali facevano prima e si continua qua la frittura di cavolo e fiore. Queste pettole poi, diciamo, verranno esposte, no? Signora, sulla tavola, sì. Vedete qui l'olio bollente. Attento, ancora mi bruciava. Quanto tempo stanno in fase di frittura? 3-4 minuti, dipende dalla pasta che viene messa al cavolo, niente di che.
L'importante è che fa la doratura e poi vengono tolti. Se sono cotti bisogna regolarsi con la doratura, diciamo. Allora, vediamo un po' i vari tipi. Diceva signora? Questi sono solo con il cavolfiore, poi ci saranno gli altri con gli ampacioni e con il baccalà. Poi verranno fatte poi quelle semplici, normali, da tradizione nostra, la pettola normale vuota. Queste adesso sono le prime con il cavolfiore, poi verranno fatte le altre con il baccalà e gli ampacioni, già prelessati, e poi verranno messi nella pasta e fritte. È bello scoprire le nostre tradizioni anche proprio attraverso la lingua d'origine, il dialetto. Ha un valore, ecco, qui vedete, stanno versando la pasta. E allora, signora, tutto in presa diretta. A me mi piace pure quando vengono le persone che sta da mangiare e mangiano, non ti dico quando gli diamo i panni tutti trupani, sia ce li danno alle persone, è una cosa bella e mi piace sta cosa a me. Proprio sta tradizione mi piace. Prego. Tutto quello che stiamo facendo dopo verrà tutto distribuito ai bisognosi, alle famiglie, soprattutto ai bisognosi, e poi se rimane alle famiglie normali. Di casa in casa, di tavola in tavola, e siamo qui presso l'abitazione di Morrone Cosimo, e anche qui altre tavole in allestimento. È bello entrare e vedere questi tesori nascosti che ovviamente domani, siamo in registrazione, e il sabato verranno appunto allestiti e presentati alla cittadinanza, a chi ama queste tradizioni. Sì, e beh, purtroppo è una ricorrenza di un sogno questa, non è una cosa tradizionale, diciamo, degli antenati, perché io non sono neanche di Lizzano. Allora, la vedo molto, stia tranquilla signora, non si preoccupi, noi capiamo la partecipazione, perché è un qualcosa che lo fate con l'animo, e c'è un trasporto, non è assolutamente un fatto economico, commerciale, perché è un modo, proprio una dedizione, un sentimento, una religiosità, un voler rendere omaggio a San Giuseppe. Giuseppe, sì. Allora è successo questo qua, e tutto è stato tutto da un sogno, e si è avverato questo sogno di disgrazie, di queste cose qua. E poi parlandone con la gente che sapevano del paese, mi dissero: evidentemente San Giuseppe vuole che tu facessi la tavola. Cioè lei ha avuto un sogno, ecco, sì. E cosa sognava? Allora è successo che, come quando ho visto prima San Giuseppe con un bambino, diciamo una persona che neanche avevo conosciuto, che era San Giuseppe. Allora dissi io: Madonna, fa freddo, aspetta che ti do i vestiti di mio figlio, dissi io, no? Che è piccolino, e li vanno. No, disse, stai tranquilla, disse, va tutto bene. Allora l'indomani successe la disgrazia a mio marito, che fece l'incidente brutto, e vedi di nuovo San Giuseppe. Vedi? E allora così poi, come mi disse, un segno proprio del destino. Proprio del destino, sì. Ecco perché, vedete, la signora si era commossa nel rivivere mentalmente questo evento. Poi quando arriva non ce la fa, dico, quest'anno è l'ultimo, poi invece no, perché non riesco a non farlo, anche che è piccolina adesso, prima sì, la facevo qua più grande, ma mo, siccome che la ragazza si è sposata, tutto non ce ne sono, allora mi arrangio un poco. Ma è bellissimo, vedete. Ecco, allora. Se venite domani, continuo a fare la tavola. Gran lavoro per imbandire le tavole. Siamo qui presso le tavole organizzate da Di Punzio Pietro e Mele Francesco. Mele Francesco, la caratteristica è che qui ci sono tanti giovani. È bello evidentemente considerare il fatto che certe tradizioni si tramandano di padre in figlio, e non è un qualcosa che riguarda soltanto gli anziani, ma c'è una partecipazione dei più giovani, proprio una volontà di riscoprire e conservare le proprie origini, le proprie tradizioni.
Sì, in effetti la nostra tavola è proprio chiamata la tavola dei giovani, proprio per questo vogliamo mantenere vive le tradizioni, perché oggigiorno si sa, sono sempre più, vanno sempre più a scemare, quindi cerchiamo di mantenere vive queste tradizioni tramite tutti i giovani. È stata un'esperienza che abbiamo incominciato in due, dopo in due... Da quanti anni? Questo è il quinto anno che facciamo una cosa in piccolo, però è il secondo anno che organizziamo veramente un grande evento, una grande tavola tutta piena di giovani, e cercheremo di portare sempre avanti questa tradizione affinché non muoia questo vero spirito che c'è in questo paese per la tavola di San Giuseppe. Di Punzio Pietro, un altro giovane, ecco, avevo dimenticato, quanti anni hai? Io 18 anni. Proprio. E tu? 18. Vedete, proprio giovani giovani. E allora? Queste tradizioni appunto sono state tramandate dai nonni e sono 5 anni che portiamo avanti questa tradizione. Abbiamo iniziato con 2 kg di farine per arrivare poi dove siamo arrivati, e anche grazie appunto all'aiuto dei nonni. Beh, una bella... dei genitori soprattutto, che ci aiutano in tutte le nostre fasi e tutto. Ecco, vedete, quando ci sono coloro i quali criticano i giovani e criticano senza sapere veramente i sentimenti, le passioni, l'amore per le tradizioni che animano i nostri giovani, i giovani del sud, i giovani di Lizzano. Era l'ora di San Giuseppe e con la sabù di stare e la grazia che San Giuseppe nata fa. Del patro padre eterno, essi nati lì di Dio, facci grazie a Maria. E viva San Giuseppe! E viva San Giuseppe! Siamo ora nell'abitazione di Mele Pasana, una realtà più piccola, raccolta, ma già si vede una quantità industriale, oserei dire, di cartellate, di biscotti e di quant'altro, e ovviamente la fornace, la fornace con la legna che arde, e quindi è tutto pronto per la cottura. Tutto pronto per la cottura, sì sì. Niente, questa è una tradizione che si fa da anni praticamente, da quando era viva nostra nonna. Io sono una nipote, qua siamo tutti parenti, nipoti, sorelle, fratelli, cioè in famiglia praticamente. E poi ci sono pure le persone di vicino casa che aiutano, danno un contributo. Cioè, come meglio si può, si porta avanti la tradizione. In questi giorni immagino che vi stiate alzando di buon'ora. Eh beh sì, col pensiero, tutti indaffarate, un po' veloci, insomma, no, ci diamo da fare. Tanta armonia, e poi domani il giorno della festa. E domani è proprio il giorno della festa, sì sì. L'altare che onorerà San Giuseppe. L'avete visto che sta di... Ora lo guardiamo. Ecco, che lui è il più importante di noi. Ed eccoci ora con la signora Pasana, una tradizione che si tramanda da sua madre. Quindi quanti anni che lei si occupa di queste tavole? 20 anni, quant'è che la mamma è deceduta, l'ho presa io questa tradizione. Spero che stiamo bene, continuiamo, e dopo di me qualcuno... State già preparando, allevando i nipotini? A nipotini, li stiamo preparando, li stiamo insegnando, cerchiamo di farli ancora più avanti. E niente, 41 anni mia madre, 20 anni io. 60 anni di storia, di amore per San Giuseppe. Giuseppe, altro che amore, è diventato patrone di casa. Non lo sentiamo, uno di famiglia propria, quando arriva questo tempo non ce la facciamo stare. Ci riuniamo, siamo 9 figli, vicini, cognati, nipoti e tutti, collaboriamo insieme, cerchiamo di fare il meglio. Quello che ne provete, facciamo. Eccoci presso le tavole della Misericordia di Lizzano. Siamo appunto in piazza Matteotti e siamo qui con le signore, le massaie, che stanno preparando, rispetto alle altre tavole, vi abbiamo colto nel momento in cui state lavorando la pasta, e poi vedo della verdura, vedo dei lampascioni, dei cavoli, altra verdura triturata. E allora, signora, la vedo
così, cosa sono? Orecchiette, cavatelli? Sì, orecchiette fatte a casa per tutti i ragazzi che stanno lavorando. Quindi domani ci sarà, oggi, per oggi. Quindi oggi per coloro i quali stanno lavorando vengono rifocillati con questa buona pasta. E facciamo tutto un tiro fino a stasera quando ci sbrighiamo di fare tutto. Ecco, vedevo qui anche dei lampascioni, cosa sono questi? Catarogne. E poi verranno fritti con la pastella. Quindi per vari gusti. Signora, lei da quanti anni mantiene questa tradizione? Prima la facevo io veramente, l'ho fatta per quasi più di 20 anni. Poi purtroppo ci siamo bloccati e mo vengo a dare una mano alla misericordia. Beh, una bella iniziativa sociale, voi siete sempre attenti e pronti alle esigenze di chi soffre. E questo è un momento per essere tutti uniti. Certo, noi viviamo da 25 anni, la misericordia è nata nel 1994. Sono circa 10 anni che facciamo la tavola di San Giuseppe, perché abbiamo voluto intraprendere questo percorso per continuare la tradizione dei nostri nonni. Noi ci occupiamo di volontariato, di sociale, di solidarietà e di sanità. Praticamente abbiamo 2 ambulanze, 2 pulmini per disabili e 1 mezzo antincendio. E però queste tradizioni sono nel cuore dei lizzanesi. Nel cuore dei lizzanesi, certo, e noi tentiamo di portare avanti la tradizione, grazie a loro ovviamente che ci stanno lasciando questa eredità. Bene, vi auguriamo buon lavoro, noi domani saremo di nuovo per le varie tavole alla scoperta, anzi a verificare l'ottimo lavoro di preparazione che state appunto mettendo in essere. Bello, ecco, lo spirito di questa tradizione è stato proprio quello di visitare le varie tavole lizzanesi, far vedere quel lavoro, quell'impegno, quel sacrificio, quell'amore che c'è alla base, e poi domani, che sarà tutto imbandito il giorno della festa. Ma siamo venuti prima per farvi vedere il lavoro che c'è alle spalle, perché poi magari uno vede e è tutto bello, è tutto pronto, ma bisogna considerare quanta passione, ecco, questo è il termine giusto, che fotografa l'animo, la ricchezza d'animo, la fortissima spiritualità che anima i lizzanesi. Viale Gramsci, le tavole dei bambini. Una originalità per Lizzano vedere questi bambini impegnati proprio all'opera e imparano sin da piccoli le tradizioni. Buongiorno, allora sì, abbiamo avuto quest'idea pochi giorni fa. Allora, noi abbiamo un'associazione, Sofia Vive, è un'associazione che nasce per mantenere vivo il ricordo di mia figlia, la piccola Sofia, che purtroppo ha avuto un tumore cerebrale, per questo è andato via 2 anni fa. E in quel periodo, nel periodo della malattia, tutti i genitori ci sono stati, tutto il paese ci è stato vicinissimo, e quindi abbiamo deciso di creare un'associazione per portare avanti il ricordo di Sofia. E in questa associazione noi creiamo dei laboratori con i bambini. Durante questi laboratori facciamo tutte le attività che piacevano a mia figlia e che piacciono quindi ai bambini, quindi il laboratorio di ceramica, vari laboratori. E i bambini si dilettano anche a fare i biscotti, a fare qualcosina? Sì, allora i bambini abbiamo praticamente pensato di fare con i bimbi la tavola, con il laboratorio della tavola di San Giuseppe, quindi di trasmettere ai bambini, che sono poi tra l'altro il nostro futuro, le tradizioni, i valori anche, perché anche anche l'incontrarsi. Noi abbiamo praticamente spalancato le porte qualche giorno fa, tutti i vicini sono accorsi, hanno detto che bello, una tavola, quindi il fatto di aprire le porte tutti insieme, comunque di realizzare un progetto. Vi piace, bambini? Sì. State divertendo? Sì. Dei cuochi futuri, chissà. Tu cosa cucini? Biscotti, cosa hai fatto? I biscotti. E tu invece? Ho fatto delle formine e una faccia. Quanti anni hai? 5. E tu? 6. Hai visto? Le nuove generazioni. La tradizione di Lizzano è al sicuro. È al sicuro, sì, le tradizioni di Lizzano portate avanti dalle nuove generazioni, dobbiamo lavorare su di loro. Don Pompilio, il parroco della parrocchia di San Pasquale di Bailon, una tradizione
quella per i festeggiamenti di San Giuseppe, le tavole, che hanno una base, appunto un sentimento religioso fortissimo. Eh sì, è quello della carità, della condivisione, della solidarietà, è nata così. Quest'anno invece noi stiamo vivendo una particolarità, perché in questo stiamo coinvolgendo con il gruppo di Sofia Vive, credo che abbiate già parlato con la Presidente, con Antonella, stiamo coinvolgendo i bambini e quindi loro diventano i protagonisti di questi valori tradizionali che poi noi li accogliamo e li trasmettiamo alle generazioni future. Ecco, è bello pensare che tutto questo ben di Dio che viene prodotto con tanto amore, con tanta passione, poi viene destinato innanzitutto ai bisognosi. Ecco, è questo il messaggio della carità, il messaggio è per tutti. Però, in modo particolare per i più bisognosi, sì. Lizzano ha un cuore grande. Certo, sì, sì. Poi lo posso constatare. Dopo un anno e mezzo posso dire che sono generosissimi. E ancora un'altra tavola. Qui però si sente forte la mano, il valore, le capacità in ambito di edilizia per l'allestimento dell'altare. Siamo infatti presso la tavola di Pagano Romolo in via Piave e vedete qui si sta allestendo un altare che non è un semplice altare, ma c'è tutta una struttura, ecco, impresa diretta. E allora dici un po', un bel lavoro, eh? Dall'altra parte si cucina. Qui invece l'edilizia, sì, chiamiamola così. Sì, ovviamente c'è prima tutta una preparazione, oltre ad aver fatto i 9 giorni prima il rosario davanti all'immagine santa del Beato Giuseppe. E adesso c'è la seconda preparazione, che è quella di allestire la tavola dove poi verranno imbandite tutte i piatti tipici, insomma, del nostro paese, dalle fave ai fagioli ai ceci con la massa. Il piatto tipico di San Giuseppe infatti è il grano e la massa con i ceci, e questa, diciamo, è la seconda fase, dove poi domani sera verrà aperta proprio la tavola al pubblico e qui sopra, insomma, verranno solamente esposti i piatti tipici, mentre invece poi dall'altra parte ci sarà dove si mangerà, insomma, dove ci sarà un momento di festa tutti insieme. E dall'allestimento dell'altare alla preparazione, quello che si chiama il grano stumpato. Allora, cosa state facendo? Lo state sciacquando, no? Sì, si lava con l'acqua calda e poi si mette a bagno sempre con l'acqua calda. Poi quanto ci vorrà per la cottura? Una lenta cottura? Sì, una lenta cottura di un paio d'ore. Per ora lo si sta lavando, appunto. Pina Acquaviva, presidente della Proloco di Lizzano, alle nostre spalle l'altare in allestimento per San Giuseppe. Beh, siamo in preparativi, io intanto mi scuso perché sono un po' raffreddata e la voce non mi accompagna tanto. Sì, siamo in preparativi, e oramai abbiamo messo qui l'altarino di San Giuseppe perché è la cosa principale da allestire prima. Oggi pomeriggio incominciamo ad allestire la tavola e domani poi ci sarà il grande evento, sperando che il tempo ci accompagni, perché abbiamo fatto una preghiera a San Giuseppe. Abbiamo detto, abbiamo fatto tanti sacrifici, almeno domani pomeriggio facci fare questa manifestazione. La Proloco, con manifesti e quant'altro, ha voluto dare impulso, ha voluto conferire la giusta importanza a queste tavole e quindi alla visita delle stesse. Sì, infatti noi, a parte il manifesto, però noi facciamo un pieghevole dove lì andiamo a elencare tutte le tavole che si fanno qui per la manifestazione, perché la gente è così devota, e cerchiamo di mantenere questa tradizione perché è una tradizione centenaria e ci dispiacerebbe che col tempo si andasse a perdere. Una puntata di Polifemo dedicata alle tradizioni, alla cultura. Siamo infatti a Lizzano e stiamo girando di casa in casa per le tavole di San Giuseppe, la festa di San Giuseppe, una tradizione bellissima, tanto amore, tanta partecipazione, tanto sentimento religioso da parte degli abitanti di Lizzano. Siamo con il sindaco di Lizzano, l'avvocato Dario Macripò. Una tradizione che si ripete di anno in anno e si vive con un
con una passione sempre nuova e sempre più forte. È la passione che anima tutte queste famiglie che ospitano le tavole ormai da tanti e tanti anni, una tradizione che si rinnova di padre in figlio. Voi siete qui da Vito Berdicchia, poi visiteremo anche tutte le altre. C'è un Vito Berdicchia nonno, ma c'è anche un Vito Berdicchia nipote che continuerà questa tradizione. È bello poter vedere poi tanta gente che si riunisce per creare questo ben di Dio, una creazione dell'uomo stupende in onore di una tradizione a beneficio di tutti coloro che storicamente possono attingere dalla tavola di San Giuseppe. Nasce come un modo di sostenere il viandante, il povero, ma sostiene tutte le famiglie di Lizzano. Non c'è famiglia di Lizzano che non viene a visitare la tavola e che non porta via a casa un pezzo di pane, un pasticcino, il grano stumpato, tutto ciò che le mani sapienti di tanti devoziosi creano in onore di San Giuseppe. Ieri siamo stati a Lizzano e siamo passati di casa in casa, di tavola in tavola, per far vedere tutti i preparativi, il lavoro che c'è alle spalle. Beh, oggi stiamo registrando, oggi 18 marzo, è il giorno in cui le tavole vengono imbandite, vengono esposte, e davvero è una meraviglia. Ma noi abbiamo voluto proprio insistere sul momento precedente del lavoro, del sacrificio, della passione, del sentimento che i lizzanesi profondono in queste attività. Beh, devo dire che venendo qui, la prima tavola che stiamo visitando, siamo infatti nella casa di Vito Berdicchia, e devo dire che ho visto questo senso proprio di profondità della tavola con l'altare e tutto, ovviamente, questo ben di Dio. Una grande tradizione che si tramanda negli anni. Purtroppo è da 40 anni che noi... Sì. È una cosa bella, non purtroppo. Sì. Però grazie all'amministrazione comunale, al sindaco e tutti gli amici di qua vicino a casa, se no non le puoi fare tanto questo ben di Dio. Qua ci lavorano gente più di un mese e mezzo. Grazie. Ho visto ieri che gran lavoro. Grazie a loro si riesce a fare tutto, se no... Ma poi... notavo proprio... Anche la struttura proprio fisica, no? dell'altare proprio è in profondità, e quindi c'è proprio questo senso dell'altare in salita fino, ovviamente, ecco lì, all'effigie di San Giuseppe. La struttura è poco da niente, la faccio io perché faccio il muratore. Per il resto dobbiamo ringraziare, ti ho detto, la gente, gli amici che fanno tutto quello, okay? Se no non si riusciva a fare tutte quel ben di Dio. Vi abbiamo fatto conoscere il nonno, il padrone di casa, Vito Berdicchia, ma lui, il nonno, opportunamente mi faceva notare il vero padrone di casa, il futuro, è lui, il nipotino, il piccolo Vito Berdicchia. Gli avvicino il microfono, ma è ancora presto. Ma io sono convinto che ora che cresce queste tradizioni così andranno sulle sue spalle, saranno, come dire, un suo patrimonio, e questo è il bello, la tradizione che si tramanda di padre in figlio. Eccoci dinanzi ad un'altra tavola, quella di Morrone Cosimo, una tavola bella imbandita e ovviamente l'effigie del santo, di San Giuseppe in fondo. Vedo tante specialità, vedo il grano stumpato, vedo, questi sono, signora, la massa con le ciliegie, quindi è un piatto tipico lizzanese. E allora, signora, un gran lavoro, di buona lena, di buon mattino per preparare tutto. Tutti impegno, sì, ci siamo impegnati tutti quanti. Quanti siete stati in tutto come persone, come massaie? Cinque persone. Da che ora ieri era tutto pronto? Da ieri veramente dalle 6 cominciamo fino alla sera alle 8, alle 9, dipende quanto tempo porta. È un bel lavoro, e poi anche bello. Ieri sera, che era l'ultima sera, invece erano le 11 quando abbiamo finito di friggere le pettole. Poi vedo molte specialità, torte, cosa sono? Crostate. Sì.
ci sono le crostate, ci sono i fucazzieddi, dice Nalizzano. Sarebbero? La pasta con la marmellata dentro. Poi ci sono delle specialità, diciamo, delle ciotoline con i biscottini piccoli, i taralli di pepe, quelli di vino, i biscotti di latte, le zeppole, la torta, le incartellate. Poi c'è il grano, la laiena con i ceci e l'ampacione. E le pettole. Le tavole dei giovani, le tavole appunto di Mele Francesco e di Punzio Pietro. Avete 18-20 anni, come dire, la tradizione che è sulle vostre spalle, una grande passione. In genere io, non conoscendo appieno queste tradizioni, pensavo che fosse una cosa, diciamo, appannaggio soprattutto dei più anziani. Certamente in loro è maggiormente radicata la tradizione, ma è davvero bello vedere dei giovani che si affacciano. Poi stasera siete particolarmente eleganti, dopo tanto lavoro, tanto lavoro dei giorni scorsi, oggi è il giorno della festa. Sì, finalmente il grande giorno è arrivato, non siamo più in veste tutti infarinati, tutti sporchi, soprattutto di farina. Finalmente il grande giorno è arrivato per onorare questo santo, questa tradizione che noi abbiamo qui nel paese di Lizzano, e abbiamo potuto offrire al pubblico lizzanese, al popolo lizzanese, anche a tutti coloro che vogliono visitare la tavola, qualcosa di nuovo, qualcosa di più, e anche qualcosa, potremmo dire, è giovanile. Cioè, finalmente è il giovane che rappresenta la tradizione, il giovane con l'anziano. Infatti la nostra forza sono soprattutto i nostri nonni, che ci aiutano a continuare ad andare avanti e ci hanno insegnato tutte queste tradizioni. Così faremo noi un giorno. Con i figli e i nipoti. Figli e nipoti. Sì, appunto, è una tradizione che ci è stata tramandata dai nostri nonni e dobbiamo appunto portare avanti queste tradizioni. E non, appunto, viene chiamata la tavola dei giovani, sono tutti giovani, tutti di età compresa tra i 16 e i 20 anni, quindi tutti, diciamo, alle prime armi. Però grazie anche al contributo dei nostri nonni c'è stato possibile creare questi piatti. Eccoci ora nella tavola, presso la tavola di Passana, la signora Passana, e il cognome? Mele. Mele, una bella tavola, e notavo non ci sono solo i dolciumi, ma ci sono altre pietanze, ci sono primi, c'è anche del pesce cucinato. E perché San Giuseppe, Gesù, fece mezzo a mare la cosa del pesce? È proprio il pesce che porta il pesce, pane, il baccalà, l'incartellato, il fucazzetto, la zeppola è sua, ma le altre varie, dolci che prepariamo, siano gli altri, quelli non c'entrano. Ci vuole rotta questa roba rustica, che perché lui la portava. Sono queste le pietanze, il grano, prima il grano, poi le tagliatelle, la massa, il pane, gli ceci, questa era la vera tavola di San Giuseppe. Poi abbiamo raggiunto qualche dolce, ma qualche dolce che a me non va. Me ne hanno portate due, li accetto, perché si deve accettare tutto quello che ti porta. San Giuseppe è fatto di doni, ricevi e distribuisci. Questa viene tutta distribuita. Ricca e poveri, i vicini, fratelli, sorelle, tutti quelli che rientrano in questa casa sono i benvenuti. Questa è la tavola di San Giuseppe, 60 anni. Giuseppa Pina Acquaviva, presidente della Pro Loco di Lizzano. Abbiamo visto la sua tavola, ma vediamo proprio l'impegno della Pro Loco. Lo abbiamo detto già ieri quando vedevamo in allestimento le varie tavole. Beh, un'azione che vede coinvolte tutte le tavole, e la Pro Loco che ha una funzione, diciamo, di coordinamento. No, noi non abbiamo il coordinamento, noi abbiamo solo l'obbligo, no, neanche l'obbligo, noi facciamo il depiliano dove mettiamo tutte le tavole, perché questa è una devozione dove la gente si mobilita. In questa settimana di San Giuseppe la gente, ognuno vuole partecipare, ognuno dà una mano e tutti si attivano, perché questa è una tradizione centenaria. Noi non sappiamo, perché abbiamo delle foto anche bianco e nero dove c'è sempre stata questa devozione verso San Giuseppe. Una grande partecipazione popolare, favorita anche dal fatto che oggi è domenica.
anche nei giorni non di domenica la gente è sempre presente, perché questa manifestazione, diciamo, un po' sentita dappertutto, perché prende Lizzano, Monteparano, San Marzano, Sava, diciamo che c'è un circuito oppure un percorso di tradizione. La tavola di Marangi Antonia, tanto buon pane, il grano stumpato, la semplicità e la tradizione. Io non so come ringraziare prima tutti San Giuseppe, poi il nostro sindaco. E non mi, diciamo che non mi so allontanare della sua tutela, ma non quando si dice amore a prima vista. Io con lui ho avuto un grande rapporti di amicizia. Sindaco, avviciniamoci, il bello della diretta è davvero piacevole quando una persona anziana, senza secondi fini, con purezza d'animo, riconosce le capacità, l'umanità di un amministratore. Eh sì, con Antonio ci conosciamo da tanti anni. Antonia ogni anno offre insieme a tutti i suoi collaboratori e alla sua famiglia un sacrificio a San Giuseppe. È una persona che nella vita ha sofferto, ma ha saputo anche la sofferenza donarla al Signore attraverso queste rappresentazioni della pietà popolare che secondo me va riconosciuta alle tavole. Allora, io quest'anno avevo potuto fare pure, diciamo, qualcosa di diverso. Prima che non me lo permette il Signore, dico il Signore e la salute. Secondaria cosa, ho preferito fare pane in più, darle, sì, penso che state vedendo, e non di fare le dolcine che poi abbiamo. Perché il pane è un alimento naturale, un alimento che fa parte della vita di ognuno di noi. Che poi quando vedono tanti dolcini, senti, mica che le danno ai poveri, quelli se le mangiano loro. Vero? E che vuol dire il professore? Vabbè. Evviva il pane, evviva il pane della Nostra Signora. Viva prima, come che dici, il suo comportamento. Mi resta sempre, come devo dire, come un fratello. Scambiamoci un bel bacetto. Ma lui è bravo. La saluto, grazie Alessio. Okay. Arrivederci. Ciao. Buonasera. Le tavole dei bambini, Sofia vive. È davvero bello vedere questi bambini che ora sono qui, ma si sono dati da fare nel preparare, nell'imparare a fare qualcosa, puccette e quant'altro. È un primo approccio alla tradizione per i più piccoli. Sì, è un primo approccio alla tradizione, proprio questo vogliamo fare, tramandare questa bellissima tradizione alle generazioni successive, alle generazioni future. Loro sono il nostro futuro e quindi noi ci teniamo, cerchiamo comunque di trasmettere anche, allora, il semplice lavorare tutti insieme, stando tutti insieme, si trasmettono dei valori importanti che sono quelli della collaborazione, della condivisione, e questo per noi è importantissimo, su questo lavoriamo tanto. E la tavola è stata davvero, la tavola dei bambini di Sofia Vive è stata davvero per loro, credo, una bellissima esperienza, si sono divertiti tanto. Tutto ciò che vedete su questa tavola è stato realizzato dai nostri bambini, l'hanno fatto con le loro mani, hanno impastato, hanno usato le formine, hanno imparato a fare i taralli, hanno imparato a fare... Con dei buoni maestri alle spalle, ovviamente. Sì, anche io ho avuto dei buoni maestri perché ne avevo bisogno anche io, quindi per me è anche stato importante. Niente, tutto qui, questi bambini sono il nostro tesoro e cerchiamo veramente di averne cura e di trasmettere, appunto, come vi ho detto prima, a loro le nostre tradizioni e i valori importanti della vita. Le tavole ora di Pagano Romolo. Stiamo realizzando qui questa intervista perché davvero davanti al focolare domestico vogliamo commentare lo spirito di queste tavole. È bello vedere qui la famiglia riunita, tanti sacrifici, il senso dell'unità e il senso della solidarietà, perché poi queste tavole hanno un valore profondo di condivisione con gli altri.
Certo, la bellezza delle tavole di San Giuseppe tipiche del nostro paese lizzanese è proprio questo, perché nelle famiglie si viene a creare la fraternità, l'allegria anche del vicinato, insomma, della comunione, come dicevi prima, che si viene a creare nelle nostre case. E quest'anno abbiamo messo a disposizione anche la nostra casa, che già da 14 anni, insomma, facevamo il rosario, e quest'anno abbiamo voluto aprire la nostra casa alla gente e mantenere e portare avanti questa la tradizione, appunto, di San Giuseppe, dove prima avete visto l'allestimento, insomma, della tavola, i nostri piatti tipici che vengono presentati davanti all'immagine santa del Beato Giuseppe, e domani, insomma, poi mangeremo tutti insieme, insomma, ancora questa fraternità continua e si condividerà, insomma, tutti i cibi con i più bisognosi. Anche se oggi, diciamo, non è tanto il cibo che manca alla gente, ma appunto è il dialogo e l'approcciarsi con la gente che manca tantissimo, insomma. È bello vedere questo caminetto, certo, che è certo L'immagine di un calore umano, certo, al di là, certo, di quello proveniente dalla legna che arde. È vero, è vero, il fuoco è tipico anche di San Giuseppe, dove tutta questa notte ci sono stati questi testi, queste giare in ceramica, come veglia a fianco all'immagine del santo. Appunto, la cosa tipica di questa tradizione è che i cibi bollono per due volte, no? Il grano ricresce, anche la massa, no? si moltiplica, e devo dire la verità, anche qui oggi, in questi giorni, abbiamo dispensato più del dovuto, grazie a Dio e grazie a San Giuseppe. Che grande dono che il Signore ci ha fatto, veramente. Mediante l'intervenzione di San Giuseppe, la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo, discende su voi, discende sui volontari della misericordia, sulla cittadinanza tutta di Lizzano, con voi rimanga sempre. Amen. Benediciamo. Così della presentazione delle tavole di San Giuseppe, ma è un giorno davvero bello per la comunità lizzanese, l'inaugurazione, la messa a disposizione di una nuova ambulanza, appunto, per il gruppo della misericordia. Don Pompilio, un momento questo di attenzione verso chi soffre, verso i malati. Certo, la comunità di Lizzano davvero si è manifestata generosa e attenta ai bisogni degli altri, e questo si manifesta in tante circostanze, in tante iniziative. Certo, la misericordia è una di queste iniziative, di queste strutture che veramente lavorano a servizio degli altri. Io mi pongo però una domanda, se mi posso permettere: come mai ancora non entri a far parte, per esempio, della struttura del 118? Perché abbiamo questi mezzi, abbiamo questa struttura, abbiamo queste capacità, abbiamo queste competenze, e non capisco perché non si riesce. È una battaglia che va fatta, va portata avanti, una battaglia di vita e di civiltà. Giuseppe, che è il parroco di giù, ma credo che sia un discorso che dovremmo un po' fare insieme. Don Giuseppe. Certamente, dico, l'attenzione anche verso questa realtà credo sia anche abbastanza significativa, però possiamo applaudire, perché questo è un bel traguardo anche per il nostro territorio, con l'impegno della misericordia, dei volontari, ma anche l'impegno, questo va detto, di tutti i cittadini che attraverso proprio la loro contribuzione hanno permesso in questi anni l'accumulo di questa somma che ha garantito, ha realizzato quest'oggi questo bel evento. Quindi grazie a tutti i cittadini, perché è una ricchezza che ricade a beneficio di tutto quanto il territorio. E sono loro i protagonisti, abbiamo visto il momento di commozione, il momento in cui si sono abbracciati, perché questo è un essere riusciti a realizzare, ad avere a disposizione questa ambulanza con risparmi, con sacrifici, è un punto di partenza e non già di arrivo. È un punto di partenza, è un continuo lavoro che noi volontari
dobbiamo alla cittadinanza, vogliamo andare avanti, perché grazie alla cittadinanza, grazie ai contributi che ci vengono donati, noi li investiamo nel nostro territorio. La misericordia è, come dice una volontaria nostra, è un grosso salvadanaio. E questo salvadanaio, nel momento in cui riusciamo a racimolare, investiamo per la popolazione, e questo è un investimento per tutti noi. Grazie. E così la nostra visita presso le varie tavole di San Giuseppe volge al termine. E l'ultima, non per importanza, ci mancherebbe, ma appunto in ordine così temporale di visita, è quella appunto della misericordia. Abbiamo partecipato al momento della inaugurazione, della messa a disposizione dell'ambulanza della misericordia, altra solidarietà e senso cristiano e fraterno attraverso appunto la visione di questa tavola di San Giuseppe organizzata e realizzata dalla misericordia. Si conclude qui la parte di Polifemo, questa lunga parte dedicata appunto alle tavole di San Giuseppe. Abbiamo diviso il nostro speciale in due parti. La prima parte, quella della preparazione, abbiamo visto le massaie intente a preparare i prodotti che poi nella giornata di oggi sarebbero stati esposti, come d'altronde è avvenuto, e resi così, messi a disposizione di tutti. Poi nei prossimi giorni ci sarà ovviamente la distribuzione a tutti. Beh, è stato un nostro contributo per voler promuovere il nostro territorio, per farlo crescere, perché Taranto e la sua provincia dispongono di grandissime tradizioni. Queste tradizioni è necessario conoscerle, è necessario divulgarle, è necessario promuoverle. Evviva le tavole di Lizzano, le tavole di San Giuseppe.